Forse il calcio, quando ero più piccolo, era pure un modo per tirar fuori quello che non riuscivo, per la timidezza, tirar fuori quando stavo così con i compagni, con gli altri miei amici. Timido, più alto degli altri bambini. Alessandro Nesta è oggi il più grande difensore centrale del mondo. E forse nasce proprio dalla sua timidezza, quel talento straordinario che gli consente di anticipare le mosse degli altri. Dicono che questa sia la sensibilità dei timidi. Di coloro che si proteggono dalle imprevedibilità del mondo anticipandole. Forse, più semplicemente, è l'intelligenza di chi ha imparato presto a convivere con i propri piccoli disagi. L'imbarazzo più grande era quando, ho detto sempre, il mio carattere è molto timido, molto. Quando io stavo in una classe, eravamo, non so, 25 persone, due maschi, tutte le altre ragazze, c'erano ripetenti anche. Perciò stai anche con delle ragazze più grandi. Venivano ogni tanto, io bambino, venivano, facevano qualche cosa, cavassero loro più, molto più sveglie di me. E io dormivo, mi rendevo conto che dormivo. Ho detto, adesso a distanza di anni pensi, dice, mamma mia. 24 anni, capitano della Lazio scudettata, 1,87 per 80 kg. A 8 anni era già conteso da Roma e Lazio, lui sceglie la Lazio. È il primo giocatore in attività ad entrare nel consiglio d'amministrazione della società. A 10 anni voleva fare gol e il suo idolo era Paolo Rossi. Giocavo in attacco quando ero piccolo perché, come tutti i bambini, piace far gol. Fare difensore non piace a nessuno, giustamente. E poi con il tempo sono cresciuto più degli altri bambini e un po' non avevo le movenze di un attaccante. Allora piano piano sono retrocesso, sono andato a centrocampo, dove ho giocato fino in primavera, prima di entrare in prima squadra, e poi sono cresciuto ancora, mi hanno detto va dietro, che forse prendi qualche palla. 1988, finalissima esordienti. Lazio contro Lodigiani, Nesta contro Totti. Un campo per la Lazio, Nesta per la Lodigiani, Totti. Dodici anni per uno. Nesta con maglietta gialla e il numero 6. Totti maglietta rossa e il numero 8. Due bambini e un futuro che ancora non conoscono e che li sorprenderà capitani nel 2000. Poi quando sei così piccolo non pensi a niente, cioè capitano o no non te ne importa niente, basta che ti mettono in mezzo al pallone e corri, quello è l'importante. Poi invece quando cresci devi iniziare a chiedere perché, vanno dalla faccia o altre cose. Quando sei piccolo non pensi a niente, non te ne importa niente. Punizione di Totti. Gol. Gli abbracci sono tutti per il futuro capitano romanista. Il piccolo Nesta lo guarda. Ha la fascia di capitano al braccio e nel cuore la tristezza per la sconfitta. La partita è finita ed ora c'è la scuola e i grandi gli dicono di studiare. Le maestre e professoresse che ti dicono no, smetti perché devi studiare. A casa anche ti dicono, guarda, prima devi studiare, poi a giocare al calcio, però dentro di te, almeno dentro di me, veniva fuori più il calcio che la scuola. Anche se adesso dico, sarebbe stato meglio se avessi studiato un po' di più, almeno un po' di più, perché a volte poi ti incontri con delle persone molto istruite qui in questo ambiente, anche quando vai in delle serate particolari, e tu ti trovi un po' a disagio, perché dici, ecco, se avevo studiato 2 o 3 anni in più, forse adesso a questo qua così in giacca e cravatta potevo rispondere in un modo, parlare in un altro, e questo mi è mancato molto. Sorprendente nell'intuire l'evoluzione del gioco, abilità naturale nei contrasti, palla al piede e testa alta, forza ed eleganza. Se vogliamo trovargli un antenato, questo è Beckenbauer. Per Nesta, il mondo degli attaccanti si divide in due. No, quando arrivano gli attaccanti normali, usi la tecnica, no? Che è quella che ti insegnano da bambino, cercare di spostarlo verso l'esterno, l'attaccante. Quando arrivano Ronaldo, queste persone, stai lì e preghi che la prendi perché è difficile. Picchiare non sono capace.
prima si diceva palla o gambe, perciò io non sono capace a far fallo. Se facessi un fallo, che voglio fare un fallo, non mi viene proprio, sono capace. È il giugno 1998, Mondiale di Francia. L'Italia affronta l'Austria e la carriera di Alessandro Nesta, dopo 2 minuti, sembra pesantemente compromessa. Sono le 12.30, Alessandro Nesta arriva all'aeroporto Charles de Gaulle. Il suo mondiale è finito ieri, nel peggiore dei modi. Speravo che era un menisco, qualcosa del genere, invece qualcosa un po' più serio. Comunque credo che con 5 mesi resta in campo. Dopo l'infortunio ero particolarmente nervoso, dopo che sono entrato dall'infortunio al ginocchio, dove non avevo più la forza di prima. Non riuscivo a correre come prima perché ero stato fermo tanto tempo. E allora ero andato un po' fuori di testa, un periodo dove ho preso due cartellini rossi, 6 giornate di squalifica in totale, ho combinato qualche casino. Adesso tutto a posto, adesso penso, in un anno ho lavorato molto in questo, a controllarmi meglio e a stare più tranquillo in campo. E la tranquillità di Nesta la ritroviamo intatta nei paesaggi e nelle nebbie che avvolgono il suo paese di origine. Collevecchio è un paese in provincia di Chieti, Bassa Sabina. Lì ci andavo tutte le estate, stavo sempre lì, ho tanti amici da quando sono piccolo, li conosco tutti. Il paese è piccolo, perciò li conosci tutti. È domenica e a Collevecchio tutti si riuniscono al ristorante e seguono in TV la partita della Lazio. C'è Enrico, che nel ristorante lavora, e Antonio, che fa lo studente. Sono gli amici del cuore. Sono già battuto in favore proprio di... C'è il fratello Fernando. E poco più in là, con gli anziani, il papà Giuseppe. Tutti a tifare per Alessandro Nesta e la Lazio. Nesta mette fuori Kois. Il lavoro comporta che comunque sei visto, sei in centro dell'attenzione, parecchie volte ti vedi in televisione. Quello che poi la mia famiglia, il resto delle cose, cerco sempre di non farlo vedere. Non per niente, ma perché credo che è giusto così, loro vivono un'altra realtà, quella lì che abbiamo vissuto fino a pochi anni fa, e perciò dobbiamo continuare su quella lì. Quando vado a casa io sono un'altra persona. Come l'ho conosciuto è rimasto ragazzo umile, tranquillo, cioè non ha cambiato una virgola. Vado giù a trovarlo io, a Formello, a casa, stavo insieme, giocavamo con la PlayStation come bambini. Appena segnato la Lazio contro la Fiorentina per 1-0. Un paese, gli amici. Tutti avvolgono e difendono con affetto e riserbo le gioie e i dolori recenti della famiglia Nesta. È così che Alessandro vuole. Ma tutto si rianima quando si torna a parlare di calcio e della squadra di Collevecchio. C'è mio fratello che ha la squadra di calcio a Collevecchio. Terza categoria, presidente mio fratello, fa tutto lui, gestisce lui, non c'entra niente. E l'anno scorso hanno vinto il campionato, quest'anno puntano alla prima categoria, ma mi dà che quest'anno sarà dura. E quest'anno l'idea era di vincere ancora il campionato di seconda. E allora ho preso gente più qualificata per giocare a calcio. Sembra Gragnotti, sembra lui. E invece, perciò va a cercare i giocatori, gli piace andare a comprare il calciatore, no? Bravo di fuori. Invece credo che consiglia mio fratello a far giocare quelli del paese. Che è tanto divertimento, una cosa così.